Ciao ragazzi, finalmente sono tornata. Chi non muore si rivede, si direbbe. Chiedo scusa per lo stemmino con la biancheria appesa ad asciugare, a finirsi di asciugare, ma dove abito ora, la sera c'è un'umidità pazzesca e quindi se si lasciano le cose fuori dal balcone, la mattina si ritrovano più bagnate di quanto non fossero. Ok, che fine ho fatto? Che fine ho fatto? Come dissi nel mio video precedente di luglio, eravamo in procinto di lasciare la vecchia casa per questa. Ci siamo trasferiti io e la mia famiglia e siamo venuti a vivere in questa nuova casa, molto più bella sia l'appartamento che il palazzo. L'unica cosa che non mi piace è la zona dove sta la casa, è una zona periferica della mia città di Salerno e quindi ho difficoltà più che altro per muovermi, però la casa mi piace tanto, la cameretta è stupenda e si può vivere, è carina assai. Perché non sono stata su YouTube? Perché non ho avuto internet, molto semplice, nel senso quando abbiamo lasciato casa vecchia, ovviamente ci dovevano portare qua fuori il telefono, solo che qua fuori non esisteva ancora proprio la linea telefonica, quindi ci hanno dovuto lavorare e tra lavori e non lavori, chiamatele come eccetera, sono passati 4 mesi, sono stata 4 mesi senza internet. Diciamo che mi sono un attimo disintossicata, ho una marea di video arretrati sia da vedere che da fare, quindi non ne parliamo. Che è successo nella mia vita nel frattempo? Perché non ho potuto fare video. Uno, prima sono andata in vacanza, e vabbè, l'avevo detto. Trasferimento, tra tutte le cose, impacchettamento, spacchettamento, la mia vita in un mese e mezzo, completamente stravolta. Non so, ho dovuto lasciare momentaneamente la lavorazione della tesi, perché non avevo i miei libri, erano impacchettati, il computer era impacchettato, poi spacchetta tutto, oh mio Dio, per spacchettare, mi manca ancora un solo pacco, il pacco dei maglioni invernali, non l'ho ancora spacchettato, ma lo spacchetterò questo fine settimana perché è arrivato l'inverno, siamo a novembre, metà novembre è arrivato l'inverno, peccato. Poi cosa è successo? Nulla, abbiamo aspettato il telefono che non arrivava, niente, oddio, non so più parlare a una fotocamera. Non so cosa dire, strano. Volevo che fosse un video di chiacchiericcio, di e vai, sono tornata, ma sembra un po' morto, sembra uno dei miei primissimi video, così, un po' impacciata. Iniziamo subito con le cose che ci interessano. I prossimi video di che cosa tratteranno, così ci mettiamo subito a passo. Prima di tutto, ovviamente c'è l'aggiornamento della mia PSP. Ho conservato tutte le cose che ho finito in questi mesi, sono in questo armadio in una busta, il prima possibile, perché nel frattempo ho iniziato anche a lavorare, quindi non ho più tutta la giornata, stare a casa a studiare, quindi riuscivo a ritagliarmi 10 minuti per il video, ma me lo devo ritagliare la sera. Oggi per ora per esempio sono le 10, 10 meno 10, mi sono ritagliata 10 minuti prima di andare a fare lo shampoo, perché ero ancora vestita, prima di mettermi il pigiama non mi sembrava il caso di fare un video di ritorno con il pigiama, anche se non sono truccata, ho una faccia cadaverica, ma almeno non ho il pigiama addosso. Non sono truccata, solo in maschera e il burro cacao. Quindi abbiamo detto aggiornamento PSP che mi aspetta in questo armadietto. Poi, acquisti, anche se li ho già iniziato a usare, ho la lista delle cose che in questi mesi ho acquistato, quindi ve le posso far vedere e ne possiamo anche parlare. Poi ovviamente ho usato cose e quindi possiamo fare le recensioni. I prossimi video saranno questi: PSP, acquisti in questi vari mesi e le recensioni. Avevo promesso inoltre di fare il video sulla mia postazione make up e tour della cameretta. Per questo video devo aspettare un pochettino, per un semplice motivo. Devo comprarmi un'altra... Sto guardando perché
deve andare qua sotto, quella di cui sto per parlarvi, una cassettiera dove mettere tutti i miei bijou. Ne sono tanti, a casa vecchia li avevo in un'altra cassettiera e buttati scatoline qua e là. Ora, riorganizzando tutto, non avevo più gli stessi spazi, ho dovuto cambiare per esempio anche la libreria, prima avevo una libreria, due librerie gigantesche. Ora, la stanza è più grande, l'ho preferito mettere tipo questo armadio grandissimo in più ed eliminare una delle due librerie, e dovevo comprare la Billy, la tengo qua. Ero abituata alla mia libreria, una delle mie due librerie era il triplo di Billy. Billy, la libreria di Ikea, era 1,60 m di libreria, quindi ci entrava di tutto. E quindi niente, l'altra libreria a fianco era più di 1 m per 5 o 6, come si dicono? Oddio, scaffali? Sì, credo di sì. Quindi mi devo comprare una bella cassettina nuova per mettere le mie cianfrusaglie. E stavo pensando di acquistarlo tipo in quel bel negozietto un po' vintage per prenderla carina, perché la postazione make up è pronta, è carina, sì, mi piace come è uscita, solo che a fianco ho uno scatolone dove dentro ho le mie cose e non mi sembra il caso di fare un video postazione make up con uno scatolone, anche se è carino i fiorellini, ma è uno scatolone, quindi per questo dobbiamo attendere un attimo. Cosa dirvi più? Non mi siete mancate? Anche se non sono mai stata una tipa da video settimanali, quei 10 minuti, 20 minuti, anche 30 a volte che dedicavo a me stessa per il mio canale e a fare video per me e per voi, spero, mi sono mancati. Mi sono disintossicata, devo dire la verità. Ora che ho internet non ho molto tempo perché andando a lavorare 7 ore giornaliere ho un po' di difficoltà a riprendere il ritmo della visione video, quindi ho pochi minuti, poche ore da dedicare a questo, perché poi ovviamente oltre al lavoro ho ancora la tesi da dover concludere. In questo momento l'ho un attimo messa da parte perché ho ordinato dei libri che ancora devono arrivare, quindi diciamo che la tesi spero per un'altra settimana sarà da parte, poi devo riprendere anche lei. Questo video verrà sconfusionante e sconfusionato. Non me la prendete a male, sono ritornata impacciata. Ok, e cosa dirvi più? Voglio solo far vedere, non lo so se è da far vedere, un piccolo anticipo su una parte della cameretta che adoro. Dovete pensare che questa casa, quando l'abbiamo acquistata, ovviamente è nuova, noi siamo i primi inquilini, era già stata, come si dice, pitturata? Credo di sì. Ed è completamente bianca, tutte le stanze sono bianche. Io ho sempre avuto la cameretta in rosa molto pastello, molto chiaro, delicato, molto bambinesco, ma è il colore che a me piace tanto. E visto che era già stata dipinta, ho pensato di evitare di mettermi là a farlo da sola, perché non sono brava. Alla fine però era noiosa la cameretta in bianco, e pensando, all'inizio volevo mettere uno stencil su una parete bello grosso così da prendere abbastanza parete, poi una cosa e un'altra non l'ho fatto più. Alla fine ho optato per una cosa semplice però d'effetto, una parete fucsia. Ora ve la faccio vedere. Eccola qua, solo questa parete lunga dove sotto ho il letto. Aspettate, questo qua è il letto, ora ci dorme mia nonna. Comunque tutta la parete è fucsia. Non so se il colore esce veritiero, comunque è completamente fucsia. Ah, e dietro all'armadio, tra l'armadio e il muro, ho messo alcune borse, perché non sapevo dove metterle. A casa vecchia avevo uno stanzino, qua in questa casa hanno fatto due bagni ma si sono dimenticati lo stanzino, e quindi siamo qua a casa nuova, che è carina, mi piace. Comunque, ridendo e chiacchierando, questo video comunque arriva da 10 minuti, ripeto le cose che faremo, tipo scuola, ripeto le cose che faremo nei prossimi video, scherzando, quindi mostrerò la mia PSP, i miei acquisti e le recensioni. Spero di riuscire a fare anche
dei video outfit, non lo so, poi vediamo. Sempre per il solito motivo, il tempo è risicato, molto molto è diminuito il mio tempo libero ovviamente, quindi spero di riuscire a ritagliarmi dei minuti da dedicare al mio canale. Spero, non lo so, spero di ritornare con un pochino più di foga, non lo so, oddio sono emozionata, com'è possibile? Ho 3 anni che faccio video e ora mi emoziono dopo che sono stata ferma 4 mesi. Ok. Eh sì, e poi dopo Natale, credo, quando sceglierò la cassettiera, farò anche il video sulla vanity table, che è venuta carinissimo. Anche se ora mi manca la sedia perché l'ho dovuta spostare di fronte alla vanity table per darla a mia nonna, perché lei è abituata a, quando si cambia per andare a dormire, a lasciare tutto sulla sedia. Lo fanno quasi tutti, no, lo fanno tutti, comunque. E nada, ci vediamo nei prossimi video, vi mando un super bacio. E in gamba, mi mancava il mio in gamba. In gamba, ciao 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 ciao.